tutti quanti, o perlomeno la maggior parte di noi, erano convinti che alla mezzanotte di ieri sera avremmo potuto chiudere il capitolo calciomercato e interessarci principalmente a Juve-Roma e in generale a questa stagione che è ormai già iniziata da due giornate purtroppo negative per noi. Ed invece dobbiamo stare ancora lì col fiato sospeso per capire come verrà completato il reparto difensivo che affronterà appunto la suddetta stagione. Nelle ultime ore, anzi negli ultimi minuti, stanno uscendo fuori diverse indiscrezioni, direttamente anche da Gianluca Di Marzio, che parla di un intento da parte della Roma di cedere Chris Smalling direttamente in Arabia e prendere quindi altri due difensori, chiaramente dagli svincolati essendo il mercato in entrata chiuso, per rimodellare diciamo il reparto difensivo. I due nomi in questione sono quelli di Mats Hummels e Mario Hermoso, entrambi giocatori di esperienza con caratteristiche similari sotto alcuni punti di vista, differenti però sotto altri. Due profili interessanti, due profili che secondo me si sposerebbero appieno con il reparto difensivo giallorosso, e per un motivo e per l'altro sarei assolutamente favorevole al loro arrivo. Premettiamo che è molto più probabile l'arrivo di uno dei due piuttosto che entrambi, ma queste ultime novità su Smalling mi stanno facendo ben sperare, non tanto perché l'inglese debba essere ceduto per forza, ma perché è chiaro che l'eventuale sostituto, se dovesse essere uno dei due, sarebbe sicuramente un passo in avanti sotto praticamente tutti i punti di vista. In questo video però voglio farvi diciamo una comparazione diciamo dei due giocatori per quanto riguarda le loro caratteristiche, età, cronaca infortuni, caratteristiche principali, eccetera eccetera. Vi faccio un po' l'analisi di uno, poi l'analisi dell'altro e poi ovviamente mi direte voi nei commenti quale giocatore preferite tra i due, fermo restando che, come vi ho detto, che sia Hummels o che sia Hermoso, in modo diverso sarei contento di entrambi. Parliamo del tedesco, non è una novità, il tedesco appunto si è svincolato dall'ultima esperienza con il Borussia Dortmund, conclusa con la finale di Champions League persa contro il Real Madrid, e tuttora al 31 agosto non ha trovato una nuova sistemazione, nonostante fosse dato per fatto alla Roma, o comunque si pensava che avrebbe trovato una squadra già all'inizio di questo calciomercato. Si dice un po' un detto, tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, diciamo che più o meno si può legare anche al profilo di Mats Hummels. Un giocatore di assoluta esperienza, classe 1988, quindi 35 anni per lui, se non vado errato un anno in più dello stesso Chris Smalling, giocatore di piede destro, alto 1,91 m, nell'ultima stagione in Germania, considerando tutte le competizioni, ha disputato 40 partite con 4 gol e un assist, con 8 cartellini gialli e uno rosso, per un totale di 2.932 minuti, un minutaggio di tutto rispetto per un giocatore che, nonostante l'età non più giovanissima, ha garantito nell'ultimo anno una solidità sia dal punto di vista del rendimento ma anche proprio del semplice minutaggio. Il Borussia ci ha puntato ancora una volta e lui non ha certamente deluso le aspettative. Per quanto riguarda lo stipendio, ci avviciniamo ai 3,7 milioni, questa era più o meno la cifra netta che prendeva al Dortmund la scorsa stagione, ed è chiaro che essendo un giocatore svincolato devi puntare soprattutto su questo aspetto. È una cosa che la Roma non credo avrebbe fatto in condizioni diverse, ma purtroppo non potevamo prevedere quello che è successo con Kevin Danzo. Molti appellano alla Roma tante colpe, e per carità, sicuramente degli errori ci sono stati, ma se non ci fosse stato questo casino di Danzo, che ripeto non deriva dalla stessa Roma, avremmo avuto il difensore, avresti chiuso il mercato e complessivamente sarebbe stato decisamente soddisfacente. Lo può essere anche con l'arrivo di uno dei due, però è chiaro che dei tre Danzo, per tanti motivi, futuribile, caratteristiche e tutto, era quello che preferivamo. Purtroppo c'è stata questa problematica e quindi dobbiamo cercare di risolverla in qualche modo. E quindi, tornando al discorso stipendio, è chiaro che sia uno che sia l'altro comunque devi aprire il portafogli, perché altrimenti giustamente scelgono destinazioni economicamente più vantaggiose e lì dopo non puoi certamente opporti. Come detto, viene dal Borussia Dortmund e è cresciuto principalmente in Germania, per poi andare nel Bayern Monaco, è cresciuto al Borussia Dortmund, è andato al Bayern Monaco e poi è tornato di nuovo nella squadra giallonera. Un giocatore imponente dal punto di vista fisico, quindi si fa sentire davanti agli attaccanti, non ha paura di mettere la gamba quando serve, l'altezza poi gli permette di essere anche molto utile per quanto riguarda il gioco aereo, alto 1,91 m, ma una caratteristica che secondo me sarebbe ottima per la difesa della Roma,
è un buon giocatore anche in fase di impostazione, in stile Bonucci, diciamo. Non sto paragonando i due giocatori, anche se per me Bonucci è molto e resterà molto sottovalutato. Però questa è una qualità che alla Roma manca. Un giocatore che appunto ti imposti il gioco dalle retrovie. Tu hai Mancini, Ndicka, che sono buoni giocatori dal punto di vista difensivo, ma nessuno dei due si può considerare un vero e proprio genio dell'impostazione. Non ne parliamo di Smalling, e quindi questa caratteristica sarebbe ottima per la difesa della Roma. Un giocatore che comunque ti può fare anche dei lanci interessanti per gli attaccanti o comunque per i giocatori del reparto offensivo, e che può darti una mano sotto tutti i punti di vista. Quando devi difendere, si fa sentire con il fisico, con l'intelligenza tattica che gli ha permesso di essere negli anni uno dei difensori più forti in Europa, ma al tempo stesso ha anche un piede educato che gli permette appunto di fare dei lanci buoni e di essere utile sia in fase difensiva appunto che offensiva. Un giocatore che nella sua carriera è stato tra i migliori appunto della sua generazione, tant'è che nel 2019, quando è stato ripreso dal Bayern Monaco, è stato pagato addirittura la bellezza di 30,5 milioni. Ovviamente l'età è quella che è, non è che parliamo di un giocatore futuribile, è un po' un colpo alla Mourinho, se così possiamo dire, cioè quel difensore che tu ti aspetti con Mourinho in panchina. Però è altresì vero che nella situazione attuale non lo disdegnerei minimamente. Poi è chiaro, l'idea della Roma è di fare un progetto futuribile, e per questo motivo tu hai preso gente come Abdulhamid, Dal, lo stesso Sule, lo stesso Koné, Lefe, Kitem Morté, eccetera eccetera. Però è chiaro che comunque ogni tanto un po' di esperienza può essere utile, soprattutto se ha delle caratteristiche che nella tua Roma in questo momento mancano. Per quanto riguarda la cronologia infortuni, che è sicuramente quella che più preoccupa il tifoso giallorosso, vi dico solamente che ho qua sotto mano, diciamo, la cronologia, e negli ultimi 2 anni è stato fuori 14 giorni. Ha saltato 4 partite, un infortunio 10 giorni, uno 2 e l'altro 2. Poi da qui bisogna tornare indietro all'ottobre 2022. L'unico infortunio grave che ha avuto è stato nell'aprile 2022, infortunio muscolare, 9 partite saltate, 80 giorni fuori. L'unico in tutta la sua carriera, o comunque negli ultimi 5-6 anni. Per questo motivo io dico che fisicamente è tanta tanta roba, e sicuramente sarebbe un passo in più rispetto a Smalling. Poi Smalling, difensivamente parlando, al top della forma, è un ottimo giocatore, però Hummels è chiaramente di una categoria superiore e ha quelle caratteristiche che all'inglese mancano. E passiamo adesso a Mario Hermoso. Per quanto riguarda Hummels, credo che tante concorrenti in questo momento non ci sono. Mentre per quanto riguarda Hermoso invece c'è la forte concorrenza del Galatasaray, che già era da tempo sul giocatore e che adesso si ritrova costretto ad accelerare, visto che la Roma si è inserita prepotentemente. Da quello che ho letto sui vari siti, il giocatore era stato già proposto alla Roma, che però aveva inizialmente rinunciato, il che ci può stare. Comunque l'idea di andare su Danzo era più futuribile, in generale ti permetteva di andare su un giocatore veramente di qualità. L'idea di andare su parametri zero non credo che abbia mai non sia mai passata per la mente di Ghisolfi, e se non appunto in questo momento in cui ti ritrovi costretto per via delle problematiche arrivate a Danzo, altrimenti il mercato lo avevi chiuso così. Hermoso, chiaramente più giovane rispetto a Hummels, classe 1995, 29 anni per lui, reduce dall'Atletico Madrid che lo pagò 25 milioni nel 2019 per portarlo via direttamente dall'Espagnol. Sicuramente di tutti gli svincolati che ci sono è il giocatore tra i più interessanti. Poi ci sono anche Depay, c'è anche mezza Roma storica del 2014, ho fatto qualche storia su Instagram, se non mi seguite, se volete potete farlo tramite link in descrizione. Ho notato che praticamente, per chi non lo sa, metà di quella squadra, metà della Roma 2014-15 è svincolata, partendo da Manolas dietro, per poi arrivare a Gervinho, Nainggolan, Pjanic, Strootman, sono tutti svincolati. Quindi, se vogliamo fare un'aggiuntina, giusto come supporto, magari Strootman come sesto, come settimo, io non lo butterei via, però ho capito che ormai l'idea della Roma non è questa e ci può stare, almeno manteniamo comunque il ricordo positivo che abbiamo di questi giocatori, che chiaramente adesso non possono essere quelli che sono stati qui nella capitale. Giocatore di piede mancino, torniamo ad Hermoso. Meno alto rispetto a Hummels, ma comunque abile nello sfruttare il fisico che ha, nell'anticipare, avendo una bella elevazione, i diretti avversari. Sa usare anche lui bene il fisico, ma è più veloce di Hummels, e questa è una caratteristica che gli permette di poter giocare anche sulla fascia sinistra. È piede mancino, ma può giocare anche a sinistra, e questo è il vantaggio invece che ti può portare un profilo di questo tipo. Per questo io penso che
si può scegliere uno e l'altro, ma se fossero loro due titolari sarebbe una manna dal cielo. Uno più fisico, magari un po' più lento, ma più bravo tecnicamente nell'impostare. L'altro più veloce, più dinamico e che ti può giocare anche sulla sinistra. Io pagherei oro, ve lo dico adesso, letteralmente, per avere una difesa formata da, speriamo, Abdulhamid se dovesse diventare un bel giocatore, o comunque adesso diciamo Selic, Hummels, Hermoso e Angeligno. Mi andrebbe benissimo veramente, però dobbiamo aspettare, perché prima bisognerebbe chiuderne uno e poi bisogna vedere gli altri come si andrebbero a sistemare. Anche Hermoso, come Hummels, viene da una stagione ottima dal punto di vista del rendimento, ma anche del minutaggio in sé, dato che ha totalizzato 45 presenze, 2 gol e 2 assist e 3.800 minuti complessivi. Un po' negativa la sua statistica per quanto riguarda i cartellini gialli, dato che ne ha presi ben 15 in tutte le competizioni. Anche lui come stipendio non è basso, sembra che il Galatasaray in offra 4,5, tu sei fermo a 3,5, ma più o meno la cifra sarà questa. Ne prendeva 4 all'Atletico Madrid, più o meno deve arrivare a questa cifra, ma ci può tranquillamente stare. Un giocatore bravo nel recuperare i palloni, reattivo al punto giusto, ogni tanto può tirare anche le punizioni e, come detto, ha un'ottima elevazione che gli permette di svettare anche su attaccanti più forti, magari fisicamente e in generale un po' più alti. Un giocatore veramente di qualità. A me piace, è piaciuto ed è sempre piaciuto tanto e continua a piacere tuttora. È un profilo che secondo me si sposa bene con l'idea della Roma anche di avere giocatori che possono intercambiarsi di ruolo. Ho ascoltato la conferenza stampa di De Rossi, molto molto interessante, non so se riuscirò a fare in tempo a farvi il video, ma ci proverò. E detto questo, è chiaro che comunque è un giocatore che può darti anche alternative, magari se a sinistra per qualche motivo Angeligno non ci sarà e Dal non è ancora pronto, lo puoi mettere là, ma può farti appunto tranquillamente anche il centrale, che è il suo ruolo principale. Sono due profili importanti, anche lui dal punto di vista degli infortuni, poi ovviamente non la voglio gufare a nessuno dei due, ci mancherebbe altro, però ne ha subito solo uno di 26 giorni negli ultimi 2 anni. È semplicemente un dato statistico quello che vi riporto, non vi dico che non si infortuneranno mai, però almeno il rendimento recente è stato sicuramente positivo anche sotto questo punto di vista. Quindi, ricapitolando il discorso, Hummels e Hermoso sono i profili più indiziati a rinforzare la difesa della Roma. Potrebbe arrivarne uno dei due, ma se dovesse partire Smalling il tentativo sarà di prendere entrambi. E allora, se dovessimo concretizzare una difesa con Mancini, Ndicka, Hummels ed Hermoso, sarei assolutamente soddisfatto. Decisamente soddisfatto. Poi dopo il 2 vi prometto che vi farò il video analisi del mercato della Roma. Non l'ho ancora fatto perché chiaramente questi movimenti possono spostare il mio voto da un numero a un altro, e quindi vediamo un po' come si procede. Per entrambi i profili sarei contento. È chiaro che Hummels lo vedrei più come un sostituto di Smalling, sia da un punto di vista anagrafico che qualitativo. Quindi se dovesse partire l'inglese, è chiaro che Hummels dovrebbe arrivare al suo posto. Lo vedrei bene come cambio più fisico, cioè migliore dal punto di vista del rendimento, ci starebbe bene. E poi comunque, partendo l'inglese, un altro lo devi prendere, quindi mi auguro che possano arrivare entrambi. Quindi sarei assolutamente contento del loro possibile arrivo e speriamo che dal 2 in poi, quando si chiuderà anche il mercato in Arabia, si comincerà finalmente a parlare unicamente di calcio, perché si sta parlando troppo di mercato. Io, non fraintendete, sono stato contentissimo finora di avervi portato questi contenuti e di aver visto il vostro enorme supporto, veramente una cosa che ho apprezzato tantissimo, però mi auguro che presto si possa parlare un po' più di calcio, che è la cosa che magari ci interessa un pochino di più. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, quali vorreste dei due, nessuno dei due, uno dei due, entrambi, e fatemi sapere se siete favorevoli alla partenza di Smalling in extremis per l'arrivo magari di entrambi i giocatori. Un saluto a tutti, sempre comunque forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!